il percorso non è mai semplice e definitivo soprattutto? Assolutamente no, ogni volta che si viene diciamo è come se è sempre la prima volta, perché questi mattoni sono un po' particolari, però la passione ti fa fare tutto, diciamo. Poi Dio ci mette anche del suo, che ti dà una mano e ci si riesce, diciamo. Però, e da quanto tempo viene a Bitonto? Sono un bel po' di anni, adesso non ricordo, sarà una decina di anni, forse anche più. Che cosa la spinge a venirci ogni anno? Beh, prima di tutto perché la devozione ai Santi Medici è molto forte e in più sono, diciamo, belli entrambi, e quindi quando lo fai è un disegno che piace farlo, perché diciamo è impostato bene come sono, come i visi, tutto, i colori. Diciamo, oltre all'aspetto della fede c'è anche uno prettamente che va verso la bellezza. Anche, sì, perché è importante che un dipinto ti piace per poterlo anche eseguire molto bene, perché se un dipinto, diciamo, non ti ispira, sì, cerchi di copiarlo, però non ci metti quella passione che di solito ci va. Però ripeto a dire, questo è un dono che Dio mi ha dato, perché io sono autodidatta, non è che ho fatto scuola, e quindi so già che è un dono che mi ha dato, e io sono un credente, rispetto i santi, rispetto i Santi Medici, so che loro, diciamo, hanno fatto del bene grazie all'aiuto di Dio, quindi sto con loro. È sempre, diciamo, abbastanza imperfetto finire tutti i santi, com'è possibile raggiungere almeno un minimo di perfezione? No, la perfezione non si può raggiungere, no, un disegno non è mai finito, quindi non. Poi è una cosa molto veloce, estemporanea, non è che puoi andare sul particolare, c'è la gente attorno, sai, non è un disegno accademico quello che si fa per terra, è una riproposizione del sentimento, quindi come viene, viene. Lei è la prima volta che viene a Bitonto? No, sono 30 anni, è una vita. Cosa la lega alla nostra città? Vabbè, tutto, io prima di tutto sono un madonnaro, no? Vero, quelli che vivono di questo, quindi niente, i Santi Medici, la gente, gli amici, tutto. Per me le feste sono una cosa importante, cioè io ci credo, non faccio il disegno solo per fare il disegno, è una tradizione che io riporto per terra da tanto tempo, una tradizione molto antica che è andata persa, che ha a che vedere con le nostre processioni, quindi con Bitonto c'ho la fede, la gente, il popolo, tutto quello che corrisponde.